Ciao a tutti, sono Trentino e oggi facciamo gli spaghetti allo scoglio. Una barzelletta forse? Io non credo. Secondo me è uscito un buon lavoro. Fatemelo magari poi sapere ovviamente e se mi date un po' di fiducia guardate questo video e magari prendete ispirazione perché sono proprio buoni questi qua. Sono belli legati, cremosi, c'è un bellissimo equilibrio tra il crostaceo e il mollusco, si sente il mare, si sente la dolcezza del pomodoro, sono proprio dei gran buoni spaghetti. Mi sono ispirato, pensate, agli spaghetti più buoni che abbia mai mangiato nella mia vita in un ristorantino a cui non avrei mai dato una lira, però sono stati degli spaghetti fantastici. Anzi, tante volte in quei locali in cui veramente rimani scioccato dall'ambiente, da come si presenta, poi ti stupiscono per la bontà dei loro piatti. Quindi io direi che possiamo partire. In questo scoglio io propongo come pesce i grandi classici, quindi cozze, vongole immancabili, gamberoni con la testa, mi raccomando, perché poi facciamo una bisque che servirà per equilibrare, dare quel qualcosa in più a uno scoglio. E poi ho pensato di aggiungere un bel calamaro per 4 persone e anche ovviamente dosi belle abbondanti, ti mangi queste e basta. E poi dei polipetti, insomma dei moscardini, ma volendo potreste sostituirli tranquillamente con ancora dei calamari. Si parte dalla bisque, come dicevo. La bisque, ragazzi, serve, è una sorta di brodo, no? Che serve per dare quel sapore in più, per equilibrare i gusti. Ovviamente puliamo i gamberi, quindi rimuoviamo la loro testa, la stacchiamo dal corpo e togliamo anche possibilmente l'intestino, che risulta poi anche amaro, quindi sempre meglio toglierlo. In un pentolino mettiamo della cipolla tritata finemente, aggiungiamo olio extravergine e facciamo rosolare molto lentamente. Successivamente uniamo le teste dei gamberi, che sono loro principalmente che daranno quell'essenza di gambero, quel sapore di gambero molto buono. E non è tanto la polpa ok, darà proprio la carnosità, ma le teste daranno il contributo per quanto riguarda il sapore. Quindi le facciamo rosolare un po', le schiacciamo anche con un cucchiaio proprio per far fuoriuscire questa essenza. Aggiungiamo il concentrato di pomodoro, un pizzico di sale e dell'acqua per portare il tutto a cottura. Bisognerà far bollire a fiamma bassa per circa 30 minuti, scusatemi, col coperchio, e quando il brodo sarà pronto bisognerà filtrarlo e di nuovo schiacciare ancora un pochino le teste per far fuoriuscire i sapori. Ci sono alcuni che frullano magari addirittura le teste prima di filtrare appunto il tutto. Secondo me però in questa preparazione non è proprio l'ideale, perché altrimenti c'è il rischio che il sapore di gambero sia quasi troppo invadente rispetto agli altri sapori. Ma se invece questa cosa vi piace, io vi consiglio, prima di cuocere le teste, di rimuovere gli occhi, perché sono abbastanza amari. Se voi li frullaste darebbero proprio un sentore sgradevole alla vostra preparazione. Teniamo adesso ovviamente la nostra bisque da parte. Ci occupiamo delle cozze delle vongole. Le vongole devono essere spurgate in acqua fresca e sale per circa almeno 30 minuti. Perché secondi oggi? Perché? Alle cozze invece dobbiamo togliere il bisso, quindi questa barbetta che hanno, e magari se ci sono delle tracce calcaree, o con una spugna di ferro o con il dorso del coltello le rimuovete. Dopo aver fatto tutti questi passaggi bisognerà cucinarle, queste vongole, queste cozze, assieme in una padella bella grande. Ci mettiamo un goccio d'olio, aglio tritato e gambi di prezzemolo. Ovviamente non le foglie, perché altrimenti daranno appunto un sentore amaro anche loro. Le facciamo rosolare molto lentamente, ma quando uniamo vongole e cozze dobbiamo alzare la fiamma, sfumare con il vino bianco, chiudere col coperchio, attendere 3-4 minuti appena veramente si schiudono, altrimenti risultano gommose. Spegniamo la fiamma, un pochino di cozze, un pochino di vongole, le sgusciamo, altre le teniamo per la decorazione della nostra pasta, e il brodo ottenuto lo dobbiamo filtrare perché magari potrebbe esserci un pochino di sabbia all'interno, quindi sempre meglio filtrarlo o con un colino, o addirittura, se notate che la sabbia è abbastanza persistente, meglio metterci ad esempio un canovaccio di lino sul colino, fatto rima, e filtrare appunto il brodo. Teniamo anche questo da parte. Adesso puliamo il calamaro, molto semplice. Dobbiamo togliere ovviamente i tentacoli e si staccheranno anche le interiora, che poi ovviamente assieme agli occhi andranno tolte. Bisogna dalla sacca rimuovere l'osso centrale, quello di cartilagine, magari gli diamo una bella sciacquata, e il corpo del calamaro lo taglio non ad anelli, ma se volete fare gli anelli va bene, io preferisco fare a striscioline. Invece i polipetti dovranno essere tagliati a pezzi, perché
perché così sennò sono troppo grandi. Consiglio molto importante: se volete avere un risultato più morbido del solito per quanto riguarda il calamaro e i moscardini, oltre a farli cuocere il giusto e non stracuocerli, consiste in congelarli magari per 96 ore o li comprate già surgelati. Vedrete che il ghiaccio farà in modo che la fibra dei molluschi si rompa e quindi risulti più morbida quando voi appunto li mangiate. Basta, adesso dobbiamo fare l'ultimo soffritto. Ovviamente mettete sulla piastra o sul gas, insomma, la pentola d'acqua, in modo tale che poi quando caliamo la pasta risulti bella bollente, salata ovviamente, però non troppo, perché appunto il condimento è già abbastanza sapido. Tritiamo aglio e peperoncino, li mettiamo in una bella padella, un bel goccio d'olio, anche un po' abbondante, perché poi sarà appunto il condimento deve essere bello ricco. Facciamo rosolare piano piano, versate tutto il brodo delle vongole e delle cozze e invece una buona parte di bisque, non tutta perché secondo me poi magari risulta troppo invadente, però fate voi, insomma, poi quando assaggerete per capire se la pasta risulta cotta quando la salterete in padella, magari ritenete che ne serva un pochino di più, la mettete. Caliamo nel frattempo gli spaghetti grossi, secondo me sono proprio quelli ideali per una spaghettata del genere. Come tempo di cottura questi avevano 12 minuti. Quando la nostra pasta arriva a metà cottura procediamo in questo modo: versiamo nella padella con i brodi i pomodorini tagliati a metà. Io ho scelto i datterini, ma vanno benissimo anche i ciliegini. Poi aggiungiamo i polipetti, che ci metteranno circa 6 minuti a cuocere, quindi perfetto. Poi versiamo la pasta e cominciamo a farla risottare. Aggiungiamo il concentrato di pomodoro, però se volete potete sostituirlo con la passata. Quando mancano 3 minuti a fine cottura aggiungiamo anche i calamari, continuiamo a saltare, a girare, che così intanto l'amido della pasta fuoriesce e si forma una bella cremina. Quando invece manca un minuto solamente, perché il gambero, ragazzi, guai stracuocerlo come guai stracuocere tutti gli altri frutti di mare, uniamo appunto le code di gambero, le cozze delle vongole sgusciate, le cozze delle vongole non sgusciate, saltiamo l'ultimo minuto e a fiamma spenta terminiamo con prezzemolo tritato e un bel goccino di olio extravergine di quello buono. Impiattiamo proprio con così alla casereccia, perché questo piatto è proprio casereccio, in cui la pasta non è tanto a nido ma è messa lì con tantissimi frutti di mare sopra. Strabuoni, proprio come quelli là. La bisque è una cosa che dovete assolutamente fare. L'acqua delle cozze delle vongole ovviamente dà la sapidità e il mare. Tutti i pesci cotti alla perfezione, quindi niente di stracotto, niente di duro. Il pomodoro che dà la sua dolcezza. Mamma mia. Se mi avete dato fiducia, questa ricetta la dovete assolutamente fare. E se mi taggate su Instagram o su Facebook, io sono ancora più contento. Su Instagram trovate anche altre idee che magari qua su YouTube non pubblico, di quelle ricette super veloci. A me non resta ovviamente che salutarvi, vi lascio anzi altri due video se non li avete ancora visti, magari iscrivetevi al canale se vi va, e qua invece trovate il collegamento per la ricetta scritta, perché cari miei, cliccando qui oppure anche nell'info box trovate il link per andare direttamente sul blog e vedere appunto la ricetta scritta con tutte le dosi, gli ingredienti e i passaggi, ovviamente tutti gli step. Grazie tantissimo come sempre per essere stati qua, noi ci vediamo al prossimo video.